Alberto Maroldo, l'Opinione TV. Siamo in una sede, in una location cosiddetta istituzionale, Regione Abruzzo, siamo a Roma ovviamente, ci sarebbe piaciuto essere a Pescasseroli, abbiamo il vice sindaco Ernesto Alba ed il direttore della Fondazione Mezzogiorno Europa, Alberto Gambesci. E siamo a casa in realtà di un premio, no? Il Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. Partiamo da Gambescia. Gambescia, la vostra fondazione promuove la cultura. Questo premio è nato con Napolitano. Allora, la Fondazione Mezzogiorno Europa nasce come associazione nel 99 da un'idea di Giorgio Napolitano e di Andrea Geremicca, che è stato quest'ultimo nostro presidente fino purtroppo ad un mese fa, data nella quale è scomparso. La Fondazione, evidentemente, come è anche nel suo nome, ha come mission quella dell'approfondimento culturale, tematico, politico, sociale, economico, dei temi legati al Mezzogiorno d'Italia, ovviamente in una prospettiva europea, per cui ci interessiamo evidentemente di approcciare un nuovo meridionalismo, ma sempre con un occhio, diciamo, puntato sull'Europa, che è la nostra stella polare. Al futuro, non questi. Non di retroguardia, non è una battaglia di retroguardia, no. Che sta... Assolutamente no, non siamo neoborbonici, diciamo, ecco, no, assolutamente no, anzi, è il nostro punto di visuale. È un tema del meridionalismo che non si guardi l'ombelico, insomma, è un meridionalismo che cerca nuovi punti di approdo che sono non necessariamente politici, ma sono anche appunto d'ordine innanzitutto sociale, e per questo bisogna fare un lavoro culturale molto, molto approfondito. Non sono molte le realtà che sotto Roma si interessano di questa vicenda qua. La nostra fondazione ha una sede napoletana perché lì volle fondarla Giorgio Napolitano. Rischio infatti è quello che la grande città assorba tutte le... E infatti non cadremo nell'errore, diciamo, di portare il meridionalismo fuori dal territorio. È pur vero che però è, diciamo, controproducente fare in modo che il tema sia un po' dibattuto solo in interna corporis, quindi è opportuno pure invece che il tema del mezzogiorno e del meridione sia anche affrontato in un'ottica non solo nazionale ma insomma europea, perché poi ogni paese, come si sa, in Europa ha un sud. Ogni paese europeo, non solo europeo, ha un problema che è vivo, che in alcuni paesi è altrettanto forte come lo è in Italia, di doppie velocità all'interno di uno stesso paese, per cui il nostro obiettivo, che è quello per il quale lavoriamo ogni giorno attraverso convegni, seminari, progetti di ricerca, incontri, studi, dibattiti, presentazioni di libri, è esattamente questo. Cioè quello di fare in modo che in realtà questo dibattito non sia un dibattito di persone che si guardano l'ombelico, ma di persone che cercano innanzitutto di mettere in campo un collante che in qualche modo ci debba vedere tutti quanti sulla stessa barca. E da questo partire, ovviamente, per fare in modo che le distanze del paese e verso l'Europa siano più corte. A questo punto abbiamo detto la grande città e questi grandi programmi. Ed è per questo che noi... Esatto. È entrata in gioco perché noi abbiamo sempre svolto la nostra summer school di questo periodo tra giugno e luglio. Non l'abbiamo detto, la Fondazione ha una sua summer school di cultura, di promozione dell'economia anche, no? Sì, è un appuntamento annuale che noi teniamo, al quale teniamo fede ormai dalla fondazione della fondazione. Destinato a giovani laureati, dirigenti, abbiamo un bando di concorso aperto al pubblico attraverso internet di persone che ci mandano i nostri curriculum e quindi col Benedetto Croce noi cerchiamo una joint venture che ci faccia alzare, diciamo, ci faccia elevare. Quindi con il Benedetto Croce quest'anno abbiamo messo in campo un progetto completamente nuovo. Quindi il premio Benedetto Croce era preesistente? Assolutamente sì. Il premio Benedetto Croce preesiste, diciamo, alle attività, e erano fino all'anno scorso erano assolutamente due cose separate. La fondazione aveva una sua vita propria, così come la Summer School, e noi abbiamo sempre svolto a Napoli. Quest'anno invece abbiamo trovato molto stimolante affrontare il tema. Non le sfuggirà che il Benedetto Croce è una delle iniziative molto impegnative che il Comune sta portando avanti. Il Benedetto Croce, diciamo, ha una storia antica, non tanto il premio, che comunque ha una sua vita, quanto il Benedetto Croce, perché lei sa che l'Istituto Benedetto Croce a Napoli è attivissimo, ha una storia molto molto datata e molto importante. Il Comune meritoriamente ha messo in campo questo premio, che riscuote molto successo a livello nazionale da,
da qualche anno e abbiamo pensato che forse proprio il tema... Vogliamo dirlo una volta tanto, siamo un comune sveglio. Questo attivissimo, attivissimo. È stato più sveglio, gli altri sono stati distratti dall'immondizia e invece il comune di Pescasseo lì... Sì, non parli a noi a Napoli di immondizia perché la tragedia. Per questo gli altri erano un attimo distratti. Ma... No, e quindi invece il comune quest'anno ha, come dire, ha favorito questa partnership tra la Summer School della Fondazione Mezzogiorno Europa e il premio Benedetto Croce, proprio perché su questi temi in realtà ci troviamo molto, molto bene. Un attimo, Beh, in effetti noi dobbiamo sempre fare i conti con le ristrettezze di bilancio, perché anche sulla scorta della nuova finanziaria non abbiamo grandi possibilità di manovra. Però io un sacrificio che tutti i cittadini concorrono a fare, perché poi i comuni ormai si reggono con i tributi e la regina dei cittadini, e credo che lo facciano con uno spirito davvero di partecipazione, perché siamo tutti convinti ormai che la strada, l'unica strada percorribile, è quello di far sposare la cultura a quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre risorse anche di grande pregio, se non esclusi. Pescasseroli ha la capacità, la possibilità, la sua location è proprio ideale per essere un posto per lo sviluppo e il confronto dei nuovi temi della politica, della società e soprattutto che riguardano il Mezzogiorno in particolare, perché se lo andiamo a posizionare sulla carta geografica ci rendiamo conto che siamo proprio al centro dell'Italia. E quindi abbiamo questa possibilità di essere un po' paese cerniera tra quelli che sono le vicissitudini del nord Italia e quelle invece del mezzogiorno e del meridione. Tutto questo poi con una tragedia molto ingombrante, L'Aquila, vicinissima a voi. La tragedia di L'Aquila, grazie a Dio, a noi non ci ha colpito per niente, perché poi in realtà noi distiamo 100 km dall'Aquila, quindi... Siamo stati colpiti, sì, ma forse da una informazione un po' così fatta senza studiare bene la carta geografica. Noi siamo stati molto vicini ai nostri fratelli aquilani, perché poi Pescasseroli ha un buon numero di alberghi di un certo livello, anche di nuovissima costruzione, e quindi in quella circostanza ci siamo messi tutti quanti a disposizione, abbiamo fatto del volontariato. Abbiamo retto parecchi campi di accoglienza per gli sfollati in quei giorni tristi del terremoto e nei mesi successivi. Chiaro che abbiamo avuto un riflesso di immagine anche abbastanza negativo, perché essendo in provincia di L'Aquila, nella moltitudine delle persone si è creato questa idea che noi fossimo terremotati come lo è L'Aquila. Invece molti hanno detto Non è assolutamente così, no, anzi il terremoto forse si è sentito più a Roma che a Pescasseroli, perché dal punto di vista di distanza siamo nello stesso, forse di più, insomma. Perfetto. Bellissimo quadro, ma la capitale del sud, Napoli, avrà un seguito, ci sarà un seguito, continuerete, che cosa succederà? No, come ogni anno noi certamente continueremo a fare la nostra scuola, d'altro canto è da quando è stata fondata Mezzogiorno Europa che viene fatto dal 99, quindi continueremo sicuramente, è il primo anno con il Benedetto Croce, ma è una cosa che ci stimola molto e sulla quale vorremmo continuare. Il parterre degli ospiti quest'anno è straordinario, perché ci interesseremo di federalismo ed unità d'Italia, siamo nel calendario ufficiale delle celebrazioni dei 150 anni, abbiamo ospiti di tutto rilievo, dal Ministro per gli Affari Regionali, i Presidenti delle Regioni del Sud, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, aprirà la scuola e poi il Benedetto Croce, magari qui Alba ci sarà maggiormente d'aiuto, ha inteso anche conferire un premio speciale, quest'anno abbiamo un ospite particolarmente importante. Internazionale, diciamolo. Sì, infatti abbiamo Dominique Salvatore, che è docente all'Università di New York, è stato consulente della Casa Bianca per 15 anni proprio per le tematiche relative all'economia, quindi noi abbiamo questo onore e la fortuna di poterlo premiare con un premio speciale nell'ambito del premio generale Benedetto Croce. Abbiamo dedicato una sezione ad hoc a questa
a questo grosso personaggio che ci onora con la sua presenza. Direi che abbiamo detto tutto, i nostri ospiti sono oberati da lavoro e quindi ci devono sicuramente abbandonare, ma vorrei concludere dicendo e dando un sunto, cioè cultura, c'è economia, c'è turismo, c'è promozione del territorio per tutti questi lati, c'è una fondazione estremamente attiva, e che non ci dicano più che a Napoli o che nel sud in generale si gioca e basta. Ogni tanto arriva questa voce dal settore produttivo che non si sa a questo punto dov'è più. Perfetto, forse è andato in America, direbbe qualcun altro. Signori, Alberto Marolda, L'Opinione ringrazia Gambescia e Alba. Salve.